Questo programma è offerto da Salzano Biancheria e Tessuti d'Arredo, qualità e cortesia al servizio delle grandi firme. Da quattro generazioni selezioniamo il meglio per i nostri clienti. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il Nano TG, il web giornale dell'area nord di Napoli e sud di Caserta. Sigla e poi subito le notizie della giornata. E dunque in primo piano la politica, ad un anno dal suo insediamento, la prima vera crisi dell'amministrazione comunale di Afragola che ha portato il sindaco Claudio Grillo a rassegnare le sue dimissioni. Grillo si dimette. Ad un anno dal suo insediamento arriva la prima vera crisi. Si trascinava da diversi mesi la crisi della maggioranza. Tanto tuonò che piove. Oggi Claudio Grillo, imprenditore prestato alla politica, ha consegnato nelle mani del segretario comunale le dimissioni. Non trapelano indiscrezioni riguardo alle motivazioni. Il sindaco ha 20 giorni per ritirarle, altrimenti la città tornerà nelle mani di un commissario prefettizio fino alle prossime elezioni. La crisi arriva probabilmente per le tensioni in maggioranza e gli ultimi consigli comunali, dove spesso gruppi di consiglieri di maggioranza hanno fatto sentire la loro assenza. I problemi probabilmente riguardano le richieste di rimpasto della giunta di alcuni consiglieri. Resta da verificare la consegna al protocollo. Sembra che all'atto della registrazione sia mancata la corrente e non sia stato possibile registrare il documento. Questa però è una notizia da verificare. Intanto le dimissioni sarebbero nelle mani del segretario comunale Maria Giuseppina D'Ambrosio, la tanto discussa segretaria comunale voluta da Claudio Grillo e che tante polemiche ha sollevato in altri comuni dove ha svolto spesso lo stesso incarico. In particolare a Marano la dottoressa D'Ambrosio, nominata dall'amministrazione poi sciolta per infiltrazioni camorristiche e tenuta per alcuni mesi anche dai commissari prefettizi, spesso si è scontrato con politici e giornalisti. Ad Afragola, da ambienti vicini alla maggioranza, è accusata di ingessare il comune e intervenire su moltissime vicende. Ma caso strano, sui rifiuti e sulla cattiva gestione della raccolta, è accusata di non essere celere ed attiva. Ritornando invece alle dimissioni del sindaco Claudio Grillo, vi terremo aggiornati nelle prossime ore. Al momento le motivazioni che hanno spinto Claudio Grillo ad adottare le dimissioni, vedremo se definitive o solo per dare una sterzata alla fase di stallo che interessa la maggioranza. Restiamo sulla politica. È stata annunciata ieri alla nuova giunta comunale che sosterrà il sindaco di Grumo Nevano, Gaetano Di Bernardo. Si tratta di un esecutivo tecnico. Resta invece ancora da sciogliere il nodo sulla nomina di Peppe Ricciardi, ex candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle, per la presidenza del Consiglio Comunale. Nel pomeriggio di martedì è stata annunciata la nuova giunta comunale di Grumo Nevano che sosterrà il sindaco Gaetano Di Bernardo. Si tratta di un esecutivo tecnico che lavorerà per ripristinare la trasparenza all'interno della casa comunale. Paolo Guadagno ha ottenuto le deleghe per i lavori pubblici, l'edilizia scolastica, residenziale ed economica e la pubblica illuminazione. Ciro Caso ha ottenuto invece l'urbanistica e l'attività produttiva. Luigi Di Dato, oltre alla carica di vice sindaco, si occuperà delle politiche sociali, delle politiche giovanili, delle innovazioni tecnologiche, del personale, della pari opportunità e della pubblica istruzione. Florinda Liperta, invece, ha ottenuto le deleghe per il bilancio, finanze e tributi, contenziosi e trasparenza e legalità. Ad Angela Crispino, invece, toccherà la Polizia Municipale, la Protezione Civile, sport e cultura. Invece, il sindaco Gaetano Di Bernardo ha tenuto per sé le deleghe per l'ambiente. Resta aperta invece la strada per la nomina a presidente del Consiglio Comunale di Peppe Ricciardi, leader del Movimento 5 Stelle di Grumo Nevano. La decisione sarà presa durante la prima riunione dell'Assise tramite votazione. E passiamo alla cronaca. Un drammatico tentativo di suicidio si è consumato ieri a Sant'Antimo. Una ragazza di 16 anni in cura per una depressione ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal terzo piano di uno stabile all'interno di un condominio.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, supportati dagli uomini del commissariato di Frattamaggiore. La ragazza è stata trasportata all'ospedale dagli uomini del 118. Non sono ancora note le motivazioni che hanno spinto la minorenne al gesto estremo. Ieri sera un uomo di 30 anni è stato investito da una smart a Frattamaggiore. Il giovane è apparso subito in gravi condizioni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all'ospedale di Frattamaggiore San Giovanni di Dio. Resta ancora da chiarire la dinamica. Ed ora passiamo allo sport. Colleghiamoci con il nostro direttore Domenico Silvestre, che sta seguendo per noi il ritiro del Napoli a Di Maro. Eh sì, ciao Elisa, siamo all'esterno del campo di Carciato, come vedete alle mie spalle lo store ufficiale del Calcio Napoli, oggi doppia seduta di allenamento, mattutina con partita e tiri in porta, uguale nel pomeriggio, ovviamente mancano tanti top player e di conseguenza si fanno partite a ranghi ridotti. C'è però da segnalare già le buone prestazioni di Amin Unes, di Gaetano e soprattutto di Fosi Kulam, che proprio ieri è intervenuto al teatro di Folgarida con Carlo Ancelotti e Di Lorenzo, il neacquisto della società azzurra. Insomma, un Napoli che comunque, diciamo, sta preparando per gli uomini che si trova e che sono veramente pochi fino adesso. Poi arriveranno nel fine settimana, arriverà Insigne per esempio, settimana prossima arriverà Manolas, dunque per gli uomini che sono qui presenti soprattutto i ragazzi primavera si stanno facendo vedere. Doppia seduta di allenamento, l'abbiamo detto, domani si ripeterà questa doppia seduta. Ieri dal teatro di Folgarida abbiamo visto tanti bambini fare delle domande al mister, a Carlo Ancelotti. Si è parlato anche di Icardi, che ovviamente è lontanissimo dal Napoli, al di là di quello che si dice sulla carta stampata. Sempre vicini invece James Rodriguez e Elif Elmas, che sono i due giocatori più vicini alla maglia azzurra. Per adesso è tutto, ovviamente vi ricordo sempre di stare collegati con la nostra pagina di Nano TV, con la pagina di La Bussola News per le dirette giornaliere qui dall'esterno del campo di Carciato. Poi dalla prossima settimana si entrerà nel vivo, arriverà anche, l'ho già detto, arriverà Kostas Manolas e chi lo sa se dovesse arrivare anche James Rodriguez. Ci vediamo domani per ancora gli aggiornamenti da Di Maro. E grazie al nostro direttore Domenico Silvestre. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine social, sul nostro portale www.nanotv.it. Da Elisa Carbone è tutto, appuntamento a domani. Questo programma è offerto da Salzano Biancheria e Tessuti d'Arredo, qualità e cortesia al servizio delle grandi firme. Da quattro generazioni selezioniamo il meglio per i nostri clienti.